per la prima volta in Puglia la Notte Bianca dell'Archeologia. Ricco il programma tra teatro, mostre, installazioni artistiche, visite guidate, artigianato, degustazioni e intrattenimento per bambini in un percorso di archeologia urbana che abbraccia sei diversi siti: la necropoli di Via Marche, le tombe a camera di Via Pio XII, Via Pasubio, Via Umbria, Via Sardegna e la Cripta del Redentore. Allora, facciamo un po' una descrizione di questo sito, forse ancora poco conosciuto ai tarantini, ma che ha un valore molto importante. Sì, siamo all'interno, proprio davanti all'accesso di una delle tombe a camera del percorso di Taranto Sotterraneo. Questa è quella che noi chiamiamo la tomba di Piazza Pio XII, come dire, un nome ovviamente moderno, ma un sito molto antico. Siamo tra il IV e il III secolo a.C., un ipogeo funerario, quindi una tomba a camera. Siamo nella parte del dromos, quindi nella parte dell'accesso, della scalinata di accesso al sito, che è completamente scavato nella roccia, come potete vedere. Ha due letti deposizionali, due clinai, che venivano utilizzati appunto per deporre i defunti. Ci sono ancora le tracce di colore, sono visibili il rosso dell'ocra, anche del giallo e del blu. Quindi un sito molto, molto particolare, che tra l'altro è stato anche oggetto di restauri nel corso del 2015-2016, appunto restauri attuati tramite la sovrintendenza archeologia, belle arti e paesaggio. Un sito molto importante, uno dei 10 di Taranto Sotterranea. Sono tanti gli aspetti particolari di questo sito, ad esempio la scalinata circa 12 gradini, ancora originale, intatta e visibile. Assolutamente sì, sono 12 o 11 o 12, adesso non ricordo bene, li dovrei contare, però sono un dromos molto lungo, ma non è l'unico tra l'altro che li conserva. Quindi proprio alle spalle qui, a circa 50 metri in linea d'aria, ce n'è un altro, l'ipogeo Genoviva, forse ancora più sontuoso, con 4 camere funerarie, tra l'altro con i colori che si conservano ancora meglio, con una greca dipinta, insomma molto molto bello. Ce ne sono altri, c'è quello di Via Umbria, c'è quello di Via Sardegna, c'è quello di Via Alto Adige, insomma saranno tutti aperti come sono aperti per questa gestione dei siti di Taranto Sotterraneo, e soprattutto nel periodo natalizio, insomma, saranno aperti con ancora maggiore intensità e saranno arricchiti da eventi, mostre, spettacoli, insomma, laboratori didattici e quant'altro. Particolare anche la realizzazione, sono state scavate direttamente nella pietra, giusto, conservando quello che si poteva risparmiare, si diceva. Assolutamente sì, si scavava per ricavare questi ambienti sotterranei, e allo stesso tempo con il materiale di cava si costruiva. Quindi noi abbiamo lo scavo dell'ambiente sotterraneo, poi la copertura, della quale si è anche la lastra, insomma, di chiusura, la porta appunto di chiusura del sito, della tomba, che veniva costruita con il materiale stesso che veniva cavato per la costruzione della tomba. Quindi, insomma, ovviamente si dovevano ingegnare di più, perché non potevano, come dire, non avevano i mezzi moderni, quindi si lavorava a mano, quindi si dovevano riutilizzare di più il materiale. Thank you.
tempo lavorando sui vari eventi. Queste iniziative che partono oggi e che investono il circuito delle tombe a camera di Taranto mi sono particolarmente care, tanto che è stata una delle prime iniziative che abbiamo definito e messo a terra, messo programmato insieme agli archeologi di Taranto Sotterranea. Le tombe a camera sono state recentemente riaperte e ristrutturate. Uno dei primi momenti istituzionali che ho conosciuto è stato proprio l'inaugurazione o reinaugurazione dei siti delle tombe a camera, che sono intanto uniche nel proprio genere e in più sono complementari rispetto a un altro gioiello di Taranto che è il Marta, che è uno dei pochi musei che esistono a non essere un museo di pura esposizione. Quello che è stato rinvenuto nelle tombe a camera è possibile rivederlo nel Marta, e parte di quello che è possibile vedere nel Marta trova completamento nei reperti assolutamente eccezionali che troviamo nelle tombe a camera della vecchia necropoli tarantina. La rinascita culturale di Taranto non può prescindere quindi da una riscoperta, valorizzazione e promozione delle proprie origini. Noi riusciamo realmente, girando per le strade anche delle zone meno centrali di Taranto, a vedere da dove veniamo e vedere la grandezza di quello che Taranto è stata sin dalla sua nascita. Le iniziative poi messe in campo dagli archeologi sono assolutamente eccezionali, perché rendono fruibili a qualsiasi target le meraviglie che ci sono nelle tombe a camera, per cui a partire dalla notte bianca dell'archeologia, in cui varie forme culturali si intrecciano per consentire una conoscenza di quello che troviamo in questi siti, per arrivare poi agli Archeo Kids Day, che invece consentono la creazione di una forma di coscienza culturale e delle proprie radici sin dai bambini più giovani. Sono le nuove generazioni che noi vogliamo crescere nel culto e nel rispetto della città di Taranto e delle proprie origini. L'iniziativa è nata dall'attività di gestione di questi siti archeologici che noi stiamo conducendo come Taranto Sotterranea fin da settembre appunto di quest'anno. E quindi noi abbiamo in gestione questi siti e li offriamo sia alle visite, diciamo, dei cittadini durante la settimana, sia in visite guidate che normalmente sono la domenica mattina, accompagnando queste iniziative con attività didattiche rivolte alle scuole di ogni ordine e grado. All'interno dei nostri siti ospitiamo sia ragazzi in visita guidata, sia ragazzi che con noi svolgono percorsi di alternanza scuola-lavoro e quindi svolgono delle attività, diciamo, professionalizzanti, ovviamente nel campo dell'archeologia, dei beni culturali, della conoscenza del territorio, e quindi con continuità. A queste attività, che sono, diciamo, abitualmente nelle nostre corde, noi siamo società appunto che si occupano di archeologia, abbiamo voluto associare in una notte, in un giorno dell'anno, appunto la possibilità di fruire dei siti, però accompagnandole con attività che sono, diciamo, un po' lontane dalle nostre abituali operatività. E quindi abbiamo degustazioni, abbiamo visite guidate, abbiamo incontri con artisti, abbiamo artisti che espongono all'interno dei siti delle loro opere, sia delle loro opere fatte, come dire, nel tempo, sia opere fatte specificatamente per i nostri siti, come sono per esempio le opere dell'artista Demitri. E quindi è un'occasione un po' diversa per fruire i siti, anche con una modalità e un orario che non è quello solito. L'archeologia è una carta che Taranto deve assolutamente giocare. L'archeologia è una carta che Taranto sta giocando bene, sia con le attività della soprintendenza archeologica che ci supporta, sia con le attività del museo, sia con le attività di società come le nostre, ma anche di molti giovani archeologi, diciamo, professionisti che studiano il territorio e conducono scavi archeologici, direi, con continuità.